Buonasera, buonasera, eccoci qui, bentrovati cari ascoltatori, radioascoltatori, videoascoltatori di TV Digitale. Un abbraccio da me che sono Orfeo Orlando per lo squadrone che Tremare il Mondo fa, che ogni martedì vi fa, scusate il gioco di parola, compagnia con la storia e la baldoria dell'epopea dei nostri campioni rosso-blu. Oggi è martedì 2 di marzo, quindi siamo già all'inizio del terzo mese dell'anno. Sono le ore 18:00:31 per quello che riguarda il precisissimo orologio di TV Digitale e siamo qui a raccontare, ovviamente del 2021, siamo qui a raccontarvi non solo una nuova puntata della grande epopea rossoblu, ma anche di un probabile nuovo lockdown in città. Ma questo è quanto purtroppo le cronache attuali ci raccontano, e non possiamo esimerci anche da un minimissimo di cronaca. Ma noi cerchiamo di portarvi, se non proprio gioia, almeno un po' di interesse, un po' di distrazione con episodi della storia del nostro Bologna. E quindi nella puntata di oggi, che concluderà i gloriosi anni 60, andremo a parlare di quello che è stato il campionato 1969-1970. Ma prima di fare tutto ciò, vorrei ringraziare due persone che sono fondamentali per questa trasmissione, per lo squadrone che Tremare il Mondo fa, che sono il nostro regista Nevio Nexi, al quale mando un grande abbraccio perché risolva tutte le situazioni che sono in essere, e lui sa quali sono. Un abbraccio forte forte, e ricordiamo che appunto senza di lui noi non andremmo in onda, così come senza l'apporto fondamentale, determinante, esiziale del nostro grande Lamberto Bertozzi, il nostro storico numero uno non solo di Bologna, ma di Bologna, provincia, regione e Stato italiano, e questa trasmissione appunto sarebbe assolutamente senza di lui inutile. Quindi un abbraccio a questi due, che più che compagni di viaggio sono veramente e si sono dimostrati in più di un'occasione dei veri amici, e quindi bando alle le romanticherie, andiamo però, è doveroso in questo caso, è doveroso il riconoscimento, andiamo ad iniziare questa nuova puntata, una puntata, come dicevo nel preambolo, che parlerà della fine degli anni 60, gli anni che hanno portato al nostro settimo e al momento, ai noi tifosi rossoblu ovviamente bolognesi, ultimo scudetto, che però comunque sono stati comunque tutti anni importanti anche in chiave rossoblu, non solo per le vittorie, ma anche, come abbiamo ricordato e come ha ricordato in maniera molto precisa sempre Lamberto nelle puntate precedenti, che ovviamente potete rivedere sul nostro sito tvdgt.com, potrete rivedere tutte le puntate appunto che non siete riusciti a catturare, magari perché lavoravate o facevate altro, saranno prestissimo disponibili. Ecco, dicevamo, c'è stato un periodo, quello degli anni 60, che ha portato uno scudetto, ma ha portato anche dei trofei e soprattutto anche dei piazzamenti che non vanno assolutamente disconosciute. Si faceva un parallelismo, sentivo in un'altra trasmissione sullo scudetto del Cagliari, lo scudetto del Bologna, lo scudetto del Verona, per dire lo scudetto delle famose, tra virgolette, provinciali, cosa purtroppo una volta rara, adesso praticamente impossibile che una squadra come il Verona, come il Bologna, come il Cagliari possa vincere lo scudetto, per le ben note vicende che attraversano il calcio nostrano, che direi ha perso molto del suo aplomb, del suo romanticismo e della voglia di far battere i cuori anche ai tifosi, che aveva anche
ripeto, negli anni 60, 70, eccetera, eccetera. Ecco, lo scudetto del Bologna rispetto agli altri due, di quello di Cagliari e quello di Verona, ha una connotazione diversa, nel senso che il Bologna, nell'arco di tutti gli anni 60, comunque, al di là del trionfo del 63-64, ha raccolto però anche un secondo, un terzo posto, insomma, dei piazzamenti lusingheri, oltre che, come sentiremo anche dalla voce di Lamberto, altri risultati. Ma senza, diciamo così, altro indugio, usando un altro quasi gioco di parole, vado a introdurre subito Lamberto Bertozzi per quella che è appunto questa puntata che chiude questi, possiamo dire, mitici anni 60, e quindi quella dell'anno, vero Lamberto, 1969-1970. Verissimo Orfeo, ciao Orfeo, buonasera ai nostri ascoltatori, videoascoltatori. Oggi parliamo del famoso campionato 1969-70. Ci siamo lasciati la volta scorsa con il Bologna, che a fine campionato era riuscito ad arrivare al nono posto dopo un po' di cambi di allenatore. È partito con Carnini allenatore, Cervellati, il mitico Cesarino come vice, per poi passare alla coppia Pugliese-Matteucci. Anche Matteucci, ricordiamo che è un ex giocatore del Bologna. Però a fine campionato 68-69, il presidente Venturi e anche tutto lo staff, diciamo il gruppo che lo sosteneva dal punto di vista anche finanziario, pensarono che il Bologna meritasse una posizione migliore in classifica. Nello stesso tempo, per ottenere questa posizione, per loro era, diciamo, abbastanza cambiare solo l'allenatore, non fare grossi acquisti nella campagna acquisti e cessioni estiva, ma solo proprio cambiamo l'allenatore e vedrete che noi ci lanciamo nel gotto del calcio italiano. Cosa succede? Un po' tra la scelta di vedere gli allenatori papabili, un po' per l'amicizia che c'era con il nuovo allenatore e anche alcuni dirigenti del Bologna, a Bologna arriva Edmondo Fabbri, uno che è stato uno dei migliori, uno dei buoni, migliori allenatori italiani. L'unica pecca che aveva Edmondo Fabbri era quella bruttissima macchia dei mondiali in Inghilterra con l'eliminazione dovuto alla sconfitta 1-0 contro la Corea. E poi, però, Lamberto, ricordiamo, sì, quella sconfitta, diciamo, a tanti padri, lui fu usato soprattutto come capro espiatorio, vero o no? Perché comunque non fu tutta una serie di circostanze, diciamo, abbastanza irripetibili anche. È uno di quelli, come si può dire, che hanno pagato della sconfitta dell'Italia contro la Corea, è stato il gruppo Bologna e specialmente Giacomo Bulgarelli, perché fu schierato contro la Corea in condizioni fisiche non ottimali e dopo poco dovette lasciare in Barelli il campo, e lasciando in Barelli il campo lasciò per il campionato 66-67 anche un po' di mancanza della sua intelligenza calcistica nel Bologna. Perché, ripetiamolo, allora non si poteva sostituire, giusto? Il problema era quello, no, che non era come adesso. Ancora quindi rimanere in 10, rimanevi in 10, insomma, ecco, quindi fu un po' accusato di aver fatto giocare Bulgarelli, diciamo così, non in perfette condizioni, un po' come successe poi a Sacchi con Baggio, giusto, nel 94, ecco, sì, una similitudine, solo che con Baggio c'erano le sostituzioni, in Inghilterra no. Ma perché, diciamo, una delle cose, se andiamo a leggere attentamente la stampa dell'epoca, perché fu scelto, diciamo, Edmondo Fabbri? Perché, pur avendo questa macchia, e diciamo non fu solo colpa sua, gli davano tutto il merito di aver valorizzato e lanciato un grande talento del calcio italiano, il buon Gigi Meroni.
sotto di lui Meroni ha avuto, diciamo, la sua massima espressione calcistica prima purtroppo di lasciare la vita nell'attraversamento assieme al buon Poletti di una strada di Torino. E ricordiamo anche Lamberto, il grande Mantova. Il grande Mantova era ancora, diciamo, successo ancora prima, esatto. Però sai, quello del Mantova va bene dalla C alla A, il Real Brasillo, no? Esatto. Il problema era che, sai, era questo Meroni che addirittura fu portato anche in Inghilterra, ma però come Gigi Riva, solo per fare il turista, e non hanno mai, e non fu provato. Purtroppo se si provava si doveva giocare, come hai detto anche tu, 90 minuti, e quindi fu lasciato, diciamo, in tribuna. Poi cosa fa? Fabbri chiede, oltre a un buon, si potrebbe dire anche per i tempi, un lauto stipendio, chiede di avere un rafforzamento della squadra. Cosa fa? Cosa dice il buon presidente Venturi? Le cose sono due. Se noi diamo un lauto stipendio a lei, Fabbri, la campagna acquisti cessioni deve essere un po' sparagnina. Un po' sparagnina va bene, però che si concluda con solo due acquisti di due giovani ragazzi che allora erano prospetti, uno che veniva dal Como, Lambrugo, e uno che serviva come il terzo portiere, Di Carlo, fu un po' poco perché, diciamo, la squadra avrebbe avuto bisogno sempre di quel famoso giocatore, un buon mediano, tutto va bene. Si riparte, si inizia, diciamo, il campionato. Il campionato inizia tra, mille peripezie, e logicamente noi quando iniziamo i campionati e andiamo a Milano, subito l'Inter e subito una sconfitta 1-0, gol di Boninsegna. Poi finalmente cominciamo a sorridere come tifosi bolognesi. A Bologna arriva la Lazio, visto che l'abbiamo appena battuta 2-0 domenica scorsa, Savoldi ci regala il gol della vittoria. Tra parentesi, non c'entra niente col Bologna, no, c'entra col Bologna, perché il gol di Savoldi in spaccata contro la Lazio, che pur contrastato dal terzino Facco e su un'uscita disperata del portiere Di Vincenzo, da lì a poche settimane diventerà la copertina di un album di figurine dei calciatori editi dalla Sagittario. Quindi, diciamo, quel gol ha fatto tendenza. Poi cosa fatto viene? Epoca, il Bologna, famoso gol che ha fatto epoca, esatto. Fatto epoca. Poi cosa viene? Adesso chiediamo al nostro buon regista di cominciare a fare una carrellata sul campionato. Partiamo dalla formazione. Guardiamo la formazione che aveva a disposizione il buon Fabbri. Il buon Fabbri poteva contare, come vediamo nella foto, di Janić, Cresci, Savoldi, Roversi, Primi, Adani, Perani, Mujesan, Turra, Scala e Gregori. In questa formazione cosa c'è? Mancherebbe, diciamo, il terzino titolare Ardisson, ma stava passando un brutto momento di forma e di salute. Al suo posto abbiamo visto Primi. Adani, da secondo portiere, comincia a cercare di fare, permettetemi il termine, le scarpe al più esperto Babassori. Poi, altra cosa, in questa foto, se notiamo, manca uno che si chiama Savoldi. Savoldi ci sarà per tutto il campionato, infatti sarà uno dei pochi a chiudere la stagione con un 30 su 30 di presenze. E quindi non è poco per uno come lui tutto. Adesso andiamo avanti con le nostre foto, passiamo alla seconda immagine. Seconda immagine che ci dà, ecco, il buon terzino Cresci. Cresci qui lo vediamo a Torino a cercare di fermare il buon Pietruzzo Anastasi. Anche Cresci farà un buon campionato
e alla fine si porterà a casa anche lui 29 gettoni di presenze. Andiamo ancora avanti per presentare un po', diciamo, la parte alta del girone di andata, ed ecco qui il famoso Marino Perani, l'uomo che le ultime 5-6 partite le giocava ottimamente, poi dopo andava sull'Aventino in attesa che i presidenti chiamassero per aumentarle l'ingaggio. Ascolta, zio Lambo, i cattivi dicevano anche, raccontavano che adesso, va bene, è difficile che si giocasse in luglio, però che quando facevano i primi caldi lui si mettesse all'ombra e rispondeva al vero questa diceria, o c'era qualcosa di... Quello, diciamo, risponde al vero, anche perché secondo il mio punto di vista, anche se è arrivato a Bologna prima lui di Harald Nilsson, seguiva, diciamo, la leggenda di Nilsson, il buon dondolo, appena vedeva un po' di sole, lui che era centravanti, e allora il centravanti praticamente era sempre in area, si portava nelle zone d'ombra. Lemme. Forse perché abituato in Danimarca, che là c'è un sole pallido, forse temeva diciamo questo calore improvviso, allora si metteva all'ombra perché richiamava un po' più la temperatura di Copenaghen, è vero? Però ricordiamo che, pur essendo, diciamo, defilato verso le varie tribune perché c'era l'ombra, quanto c'era da mettere la famosa pallonessa, quel bel pallone di poco peso, clamorosamente era al centro dell'attacco e le infilava. Ricordiamo che il buon Nilsson ha vinto 2 titoli di capocannoniere, e non sono mica pochi per un giocatore che, tra virgolette, bolognese. Tra l'altro, zio, ho visto nella foto precedente c'era uno scontro tra gli opposti, no? C'era Ragno Nero Cudicini, mi pare di avere riconosciuto, del Milan. Cava di consigliere Perani, c'era il buon Nevio Scala. Nevio Scala, dico far gol a Cudicini, che per l'epoca era un tipo un Donnarumma come struttura fisica, perché penso superasse agilmente 1,90 m, che per allora era un portierone enorme, non era una cosa semplice. Visto che abbiamo parlato di crescita, diciamo che Marino Perani in questo campionato conterà 27 presenze con ben 3 reti all'attivo. Scusa Lambo, posso fare un'annotazione un po' nostalgica? In quella foto bellissima che è andata prima in onda si vede un San Siro strapieno, anche, e non si parla del derby Milan-Inter, Milan-Juve, eccetera, eccetera. Si sta parlando di Bologna, allora era uno squadrone sicuramente, però dico Milan-Bologna, San Siro pieno, cioè non c'erano quelle chiazze vuote, grazie grandissimo Nevio, qui, sempre puntualissimo e velocissimo, a parte tantissimi striscioni, che anche questa era una meraviglia, non come adesso che sono magari selezionati, questo sì, questo no, eccetera, eccetera. Un San Siro pieno di striscioni, anche se ovviamente quelli del Milan, però io non vedo spazi vuoti, vedo un San Siro pieno per una normale giornata di campionato, e questo era proprio ti dava l'idea della passione, del fatto che la gente non vedesse l'ora che si giocasse la domenica pomeriggio per andare allo stadio. Allora, Orfeo, intanto, diciamo, ci sono 3 punti. Uno, si giocava tutte le domeniche, tutti allo stesso ora, cosa molto importante, il Bologna in quel momento non era proprio, diciamo, una squadretta, perché riusciva a tenere botta, e poi aveva ancora tanto blasone, non avevamo ancora avuto le onde della B, della C, e cosa molto importante, non erano ancora nate le TV commerciali. Le TV commerciali sono quelli che hanno, lo dice anche la parola, fatto un commercio dei piedi dei giocatori, che adesso abbiamo visto che ieri sera doveva essere giocata l'ultima partita di campionato, oggi ce ne dovrebbe essere quella della giornata seguente. Cioè adesso tutti i giorni abbiamo purtroppo copiato, in una maniera che a me non piace, i campionati inglesi di tanti anni fa. Tra l'altro copiato come quando a scuola si copiava, sai, che allungavi il collo e prendevi solo qualcosa. Cioè
abbiamo anche copiato male, è un vero spezzatino, hai detto giustamente tu, non si capisce nemmeno più, ma siamo già nella nuova giornata o stiamo ancora finendo il turno precedente? È veramente una roba piegati purtroppo alle esigenze, capisco che il mondo cambi, le cose cambiano, però io francamente, piegate alle esigenze delle TV, ecco, piegarsi solo a quelle secondo me va bene stare al passo con i tempi, ma mi sembra che abbia e stia snaturando in maniera, forse spero e temo, spero non irreversibile, l'amore per questo gioco meraviglioso, e rimpiango quelle immagini sinceramente. No, ma una cosa molto importante è questo spezzatino ha fatto sì che non esistono più riviste italiane che parlano del campionato di calcio, perché l'unica rivista che è rimasta è Guerin Sportivo, ma è mensile. Perché è passato mensile? Perché se lo fai tutte, se rimane settimanale, quante partite ci metti, quanto lo chiudi, non sai mai qual è il giorno di chiusura buono. Cioè, tu sai che io faccio una piccola fanzine, io l'ho messo che lo chiudo il giovedì notte. Certo. Rischio. No, ma la cosa incredibile, hai ragione tu, rischi di non avere neanche il risultato, oppure correre come un matto per avere il risultato. E l'altro giorno sfogliavo, come dici tu, i collezionisti conoscono bene, se tu magari dopo li vuoi citare, visto che sei un grandissimo collezionista, anche oltre che uno storico eccelso, tutte le testate che addirittura dopo la guerra, negli anni successivi alla guerra, parlavano di, non solo di calcio, di ciclismo, di sport in generale, ma con dovizia di particolari. Io mi sono riletto sul Calcio Illustrato, Sport Illustrato, Il Campione, delle interviste meravigliose che adesso, tra l'altro firmate da delle penne altrettanto straordinarie, veramente dei maestri del giornalismo, cosa che adesso assolutamente non trovi, perché i quotidiani sportivi, insomma, diciamo così, raramente ti sfornano un'intervista degna veramente di rimanere nell'immaginario collettivo. Ecco. Hai ragione, ma diciamo così, più che facciamo finta che non siamo capaci di fare un'intervista al campione, perché il campione non ci permette di avvicinarlo, perché abbiamo timore di andare da loro. Però, per favore, fatemi almeno la cronaca della partita, il resoconto della partita. Non facciamo sempre gossip. Hanno disgustato, io sono disgustato della stampa di questo momento. I quotidiani sportivi le mettiamo tutti e tre e mezzo, perché c'è Tutto Sport, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, e il mezzo sono quelle 8 pagine di Stadio Più. Cioè, ragazzi, anche il mio verde stadio non so più dove sia finito. Cioè, ormai si parla non più di sport e calcio giocato, ciclismo e come è avvenuta la vittoria, cosa c'è stato in gara, in tappa, ma si parla solo di tanti avvenimenti che con lo sport c'entrano come i cavoli a merenda. Sì, come adesso che facciamo delle pagine intere per chiederci cosa farà Ibrahimovic a Sanremo, cosa canterà insieme col nostro mister, ci sarà tutte le puntate, ci sarà tutte le puntate fuorché il mercoledì, perché il mercoledì deve andare a giocarci il turno di campionato. Francamente, con tutto l'affetto che uno può nutrire eventualmente per il buon Ibra, mi sembra, cioè, francamente, di essere fuori dal mondo. Cioè, sì, ragazzi, va bene, anche Fausto Coppi andava al musichiere, ci sta la cosa simpatica, carina, l'intermezzo, il campione che fa anche qualcosa di diverso da quello che è, diciamo, la sua professione, ma da qui a riempire pagine di giornali, tralasciando quello che invece interessa di più o interesserebbe di più il tifoso, almeno il vecchio tifoso, che è datemi notizie sulla mia squadra di calcio, francamente fa veramente scappare da ridere, insomma, se non intristire invece per opposto.
Ma dai, torniamo noi adesso, torniamo al nostro giro. Sì, è meglio. Chiediamo al buon Nevio la foto numero 4, il vice cannoniere del Bologna di questa stagione, che ha un nome, Beppe Savoldi. Qui lo vediamo impegnato a Bologna contro l'Atalanta con il buon De Rossi, portiere dell'Atalanta, che lo precede. Savoldi, giocando tutte e 30 le partite, realizzerà 6 reti, sarà il secondo cannoniere del Bologna dietro al buon Muljesan. Scusa Lamberto se ti interrompo, ma già da questa foto che ci ha inviato il grande Nevio vediamo una delle sue caratteristiche fondamentali, cioè che il ragazzo veniva dal basket, perché per fare un'elevazione così, uno di 1,78 m, perché non era altissimo Savoldi, credo, forse neanche, dico, per avere un'elevazione, questa è un'elevazione da, che forse l'aveva per Luigi Marzorati quando faceva le entrate a canestro, cioè guardate la differenza del portiere che tra l'altro sta scendendo con la palla, quindi sta quasi toccando terra, però non è ancora proprio accucciato, diciamo, e lui che ha fatto questo balzo enorme, era uno delle sue grandi doti, l'elevazione e la capacità di rimanere in alto per delle settimane. Ecco, poi una cosa molto interessante, che col tempo ne parleremo perché farà ancora parte del, diciamo, del nostro range d'azione, vi farò vedere una foto di un Bologna-Ternana 3-0 dove il signor Beppe Savoldi si trovò davanti il portiere della Ternana Nardin in elevazione, stesa all'alto, e lui era metà busto sopra. Quindi anche lì ci potremmo divertire a fare quelle che sono le, diciamo, le misure come hanno fatto quello di Ronaldo. Bravo, infatti volevo proprio dirti questo, facendo delle analogie, intanto che tu parlavi mi veniva in mente questo, si è parlato per delle settimane del balzo enorme di Ronaldo, che peraltro credo sia almeno 10 centimetri più alto di Beppe Savoldi, che adesso non ho il Panini sotto mano, ma credo 1,75 m fosse Beppe, quindi secondo me Ronaldo è almeno 10 centimetri in più, l'hanno suonata e cantata sulla grandissima elevazione, andatevi a vedere sto signore qui, che 1,75 m saltava veramente, aveva l'elevazione, perché in gioventù aveva fatto pallacanestro di un giocatore di basket, ma giocatore di basket, diciamo così, di grande livello di elevazione, perché questo è un balzo enorme, non è grande il fotografo a catturarlo, ma guardate le proporzioni e vi rendete conto. Allora, che il fotografo che ha catturato quell'immagine era il babbo del nostro amico Giorgio, il buon Comaschi padre. Quindi, che Giorgio, quando ha visto queste foto qui, ha detto: beh, io fare delle foto così belle come quelle di papà farò fatica, allora vado a fare tutta un'altra cosa, si è costruito un'ottima carriera da showman, attore, presentatore, cantante e chi più ne ha più ne metta, ma veramente il babbo di Giorgino Comaschi aveva veramente un occhio molto molto, diciamo, fotografico. Calcolando anche il tipo di macchine fotografiche che c'erano allora, esatto. Quindi, tornando a parlare, noi abbiamo una squadra che in questo momento sta giocando le prime 15 partite, il giorno d'andata, con diciamo un Ardisson in declino, un Vavassori che si fa male, deve lasciare il campo al buon Adani, che però non demerita prendere il posto di titolare, un Augusto Scala che entra a volte a sostituire il buon Marino Perani nell'11 di partenza, ma per di più abbiamo un grosso problema. Anche gli stessi giornalisti bolognesi sembra quasi che senza volere accendono una miccia, fanno partire un dualismo tra Muljesan e Savoldi. Diciamo che c'erano dei vecchi vizi che a Bologna ogni tanto gli amici della carta stampata si portano dietro, questo ogni tanto di accendere delle micce. Forse un po' mi viene da pensare, scherzando, buttandola un po' così in cacciara, forse perché c'era poco di piccante, allora c'era bisogno di un po' di pepe, e allora tiravano magari fuori la polemichetta, il dualismo
tra Lucio Muiesan, l'istriano, e diciamo il nostro e Beppe Saboldi bergamasco, insomma, che non ce ne sarebbe stato forse neanche di bisogno, ecco. Infatti, questi due ragazzi, questi due centravanti, centravanti effettivo, Saboldi, centravanti che era centravanti, ma però veniva, era stato acquistato come mezzala Muiesan, quanto sbagliavano qualche gol già fatto, si divertivano i giornalisti a dire: avete visto? Ve lo dicevo, hanno sbagliato questo gol perché non sono a posto. Non c'è intesa, non c'è intesa. Non c'è sicurezza. Si fanno la guerra tra di loro. Ma infatti. Si fanno la guerra. Quindi. Diciamo, Lamberto, che forse qualcuno era rimasto ancora ai primi anni 60, quando c'era il famoso, come ben ricordi tu, anzi ci hai insegnato tu e ricordato più di una volta, il famoso dualismo, anche quello non so quanto veritiero o quanto, diciamo, costruito tra il buon Helmut Haller e Harald Nilsson, che era più forse una questione, diciamo così, di pettegolezzo che di dualismo tra di loro. Io ho notato tra l'altro una cosa, no? Che si diceva che c'era dualismo tra di loro, dualismo tra le signore, eccetera, eccetera. Poi però, se tu fai caso e vai a vedere tutte le foto del Bologna dell'epoca, c'è sempre la mano di uno appoggiato sul ginocchio dell'altro. Allora a me viene da pensare, ma a me se uno mi sta sulle balle, scusate il francesismo, non è che gli sto da vicino, cioè, se devo fare la foto della squadra mi metto all'opposto di lui, non mi metto magari di fianco a lui o appoggio una mano sulle sue ginocchia, perché come si faceva una volta, quelli in piedi, quelli accosciati, me ne vado da un'altra parte perché tanto questo non lo posso vedere, eccetera. Per cui guardavo queste foto e sorridevo e dicevo: bah, ci sarà stato anche questo grande dualismo, però a vedere dal famoso linguaggio del corpo non so quanto veritiero, ecco. No, ma infatti, cosa avviene allora? Abbiamo detto, finisce il giorno d'andata, il Bologna undicesimo, riunione nella famosa via Testoni numero 5 di il consiglio direttivo del Bologna e l'allenatore Edmondo Fabbri, e si comincia a dire: cosa vogliamo fare? Logicamente Fabbri non può dire non ce ne frega niente, cercheremo di rimontare in campionato, però memori che prima dell'inizio del campionato il Bologna aveva giocato il gironcino valevole per l'ammissione al turno successivo della Coppa Italia e l'aveva chiuso tutte e tre le partite con tre vittorie, battendo la Reggiana in casa, passando a Cesena e battendo il Modena fuori casa, cominciano a dire: beh, cerchiamo di avere la fortuna nel sorteggio di riuscire ad andare avanti. Ricordiamo una cosa: il 1969-70 di campionato aveva fatto sì che la Coppa Italia fosse giocata prima del campionato, poi alla fine con delle partite secche che avrebbero promosse in un gironcino finale a quattro le quattro formazioni che con gare di andata e ritorno avrebbero potuto fregiarsi della famosa coccarda tricolore. Con questa idea il Bologna, diciamo, comincia a dire: ripartiamo. Però sembra quasi che tutto ciò abbia fatto bene al Bologna, perché subito dopo, guarda caso, la prima partita di ritorno, abbiamo detto che avevamo perso a Milano, e qui richiediamo Nevio una foto, il Bologna batte 2-1 l'Inter in recupero. In recupero perché sotto di un gol riesce, grazie a una doppietta di Muiesan, a risolvere il tutto. Scusa Lamberto se ti interrompo un attimo, questa è una foto che viene da quella Coppa Italia? No, questa qui stiamo parlando con il campionato. È la ok, prima ok, che... no perché sennò mi veniva da fare un parallelismo con le partite di Coppa di adesso, che appena gli stadi, adesso a parte la pandemia, si riempivano solamente nelle partite di semifinali e prima non c'era nessuno, allora mi veniva da fare un parallelismo, ma questa mi confermi che invece è una partita giocata. Mi insegna che ci fa male, l'Inter si porta in vantaggio 1-0, poi Muiesan
alla faccia dei giornalisti dell'epoca, ne realizza due e porta, diciamo, la nostra squadra alla vittoria. Appena, diciamo, centrato questa vittoria, il turno successivo abbiamo la Juventus. Con la Juventus, e facciamo vedere anche qui le due immagini, la partita, prima grazie a una bellissima parata di Adani di piede su sempre il buon Pietruzzo Anastasi, inchioda la Juventus 0-0. Poi ecco qui una bellissima foto dove vediamo il buon Salvadore, cercare di fermare Marino Perani e il portiere della Juve e il buon Tancredi. Quindi il Bologna fa 0-0 e comincia, diciamo, a rallentare il passo delle grandi. Rallentando il passo delle grandi c'è una sola, diciamo, società che comincia a guadagnarci. Sempre rosso-blu, è il Cagliari di Gigi Riva. Il Cagliari di Gigi Riva, grazie anche, diciamo, a questi punti che Bologna riesce a portare via a queste squadre, ha la possibilità di cominciare a sognare, perché non è ancora detto che possa centrare lo scudetto, però può ancora sognare il tutto. Poi subito dopo, ecco chi viene a Bologna, viene il Milan, e in questo caso vediamo un signore che si chiama Pierino Prati, oppure Pierino La Peste, come fu soprannominato, che incurante di Tazio Roversi, di Francone Janic e di un Adani sbalordito, infila la rete bolognese e il Milan espugna il comunale di Bologna per 1-0. Queste, diciamo, sono le pietre miliari. Poi ecco che il Bologna finalmente ha il modo per vedere che tipo di squadra è. E chi ospita? Ospita il Cagliari. Col Cagliari finisce 0-0, una bellissima partita, e qui vediamo rombo di tuono che sta per saltare Tazio Roversi, che sembra più un ninja, lo vediamo sospeso nell'aria, e anche qui vediamo, come dici tu, la massa di gente. Ricordiamo che erano ancora più strette allora le tribune, quindi le ricordiamo anche, Lamberto, che questo è stato un grandissimo, negli anni, un grandissimo duello, cioè il duello Roversi-Riva è stato un duello veramente straordinario. Tutte le volte che i due si trovavano facevano fuoco e fiamme, con ovviamente risultati alterni, perché si parlava di due grandi campioni, Gigi Riva, rombo di tuono, un grandissimo cannoniere, ma anche il nostro casco d'oro Tazio Roversi non scherzava, e nonostante fosse anche lui di statura non elevatissima, aveva però una garra, una grinta, un atletismo che gli permetteva di svettare spesso e volentieri anche di testa contro rombo di tuono, che tra l'altro faceva anche anche lui dell'elevazione, insomma, uno dei suoi cardini, oltre del suo magico sinistro. E come dici giustamente tu, questi assembramenti, chiamiamoli così, adesso a parte pandemia a parte, diciamo per motivi di sicurezza adesso sarebbe impossibile vedere nella tribuna, diciamo in tribuna, diciamo così, autorità, vedere la gente praticamente ammassata sui gradoni, sulle scalinate per andare ai posti, tutti ammassati lì in piedi, e poi addirittura sotto nel parterre, una roba che adesso sarebbe assolutamente improponibile, ragion per cui dai 35.000 cioè allora dai 50.000 attuali siamo passati ai 35.000, cioè 50.000 di allora ai 35.000 attuali, 15.000, diciamo, spettatori in meno di capienza, ma si vede chiaramente da queste immagini che si mettevano veramente gli spettatori in ogni angolo.
Allora, tanto per i più giovani. Grazie Nevio che ci sta ingrandendo, sì, per farci vedere. Si parla, signori, questa è della tribuna d'onore, cioè qui non eravamo in curva. Se guardate, era dove adesso si siedono praticamente subito sotto ai dirigenti. Questa è praticamente la scalinata che porta alla tribuna d'onore, comunque la tribuna centrale. Guardate che razza di ammassamento c'era allora. Infatti si vede il buon Edmondo Fabbri in panchina. Anche le panchine erano molto, diciamo così, molto spartane. In caso di pioggia la prendevi tutta. Guarda Orfeo, ricordiamo una cosa, che la gente che stava nel parterre di tribuna, quindi in piedi sotto a chi stava a sedere in tribuna, pagava un biglietto che era inferiore logicamente a sedersi, ma era superiore ad andare dalla parte dei distinti. E stavi in piedi. Tutta e la stavi partita. In piedi. E mi ricordo, perché anch'io l'ho fatto, erano 3 gradoni. Sì. Un po' che saranno stati un 20 centimetri alti uno dall'altro, quindi diciamo così, a 20 c'era il primo gradone, a 40 il secondo, a 60 il terzo, e poi dovevi sempre pregare una cosa sola. Che non ci fosse uno. Altro c'è lo stesso, perché non ci vedevi niente. Se ci fossi andato io, non avrei visto un accidente di nulla. E poi in un gradone non ci stava una persona, perché certo, il gradone era circa un metro minimo come profondità, quindi ce ne stava anche 2 o 3, e poi in queste partite, in questo caso col Cagliari, era già una partita, se mi permetti, di presentazione della nuova squadra che si sarebbe fregiato del titolo italiano. Qui mancavano esattamente 4 partite alla fine. Diciamo, Lamberto, che per alleggerire un po' la tensione, rivedendo queste immagini meravigliose, l'assembramento sarebbe non solo attualmente impossibile, ma francamente improponibile, perché lì veramente non si era uno vicino all'altro, ma in alcuni casi eri proprio uno in braccio all'altro, cioè sì, pigiatissimi, quindi lì odori, sapori, eccetera, eccetera. Facevi amicizia per forza, anche se non volevi. Fumavi quello che fumavi vicino, cercavi di mangiare quello che allora, se andava allo stadio e Barile e Villani insegnavano, anche con le cosce di pollo. Con le patatine fritte, ma fritte dalla moglie, quindi tagliate a spicchi o alla contadina, ma fatte in casa. Non è come adesso che quanto entri, 18.000 perquisizioni, tutto. Cioè, era. Allora al massimo dovevi avere, al massimo forse dovevi avere il biglietto, diciamo così. Il massimo del controllo era quello. Ecco, alcuni invece il biglietto si divertivano quando entravano a passarlo. Perché l'ho visto che entravano in 5-6, dicevano: ecco qui 6 biglietti. Poi se l'uomo, visto che diciamo entravano e spingeva la gente, l'uomo strappava la contromarca, va bene, poi se uno andava a vedere erano 5 biglietti veri e un pezzo di carta del colore del biglietto. È una marachella che si può sì, fare. Sì, diciamo quindi, che adesso, la difficoltà gusta l'ingegno, ecco, sì, a gustare allora, l'ingegno. Intanto ricordiamo una cosa, il Bologna, visto che cercava di pensare di fare qualcosa in Coppa Italia, almeno cercare di arrivare al gironcino finale, si trova che nei quarti di finale gli viene sorteggiata una squadra che si chiamava Juventus. C'entra un 0-0 a Torino, e quindi è un buon risultato. A Bologna è ancora 0-0. Non ci sono rigori, non ci sono tempi supplementari, ma c'è la ripetizione della partita. La partita viene fatta giocare a Como. Infatti stavo per chiederti, ma questa foto qui ha un difetto o manca un pezzo di stadio? Perché vedevo là in alto a sinistra, grazie mille Nevio che subito perfettamente ha ingrandito l'immagine, e io dicevo: ma probabilmente ci hanno messo un pezzo di carta davanti, perché non vedo un pezzo dei distinti, invece è lo stadio di Como. No, qui siamo Senegalia di Como, esatto. E udite,
si comincia a giocare le ultime partite e il gol è di Marino Perani. Il Bologna, con un gol di Marino Perani, riesce a passare alla fase finale. Fase finale che licenzia per, diciamo, questo gironcino il Bologna, il Cagliari campione d'Italia, il Torino e il Varese. Allora, mentre il Varese, tra virgolette, è una sorpresa, il Torino e il Bologna sono due squadre che hanno, oltre il blasone, se la cavicchiano, c'è il Cagliari, campione d'Italia, che, uno che però, onestamente, non è la squadra che ha vinto il titolo, in quanto il girone finale, per, diciamo, siamo onesti, che suona quasi uno smacco ai ragazzi dell'isola, viene giocato nel periodo che si giocano i mondiali di calcio in Messico. Quindi gente che si chiama Albertosi, gente che si chiama Cera, gente che si chiama Riva, Dominghini, non fanno parte di questo gruppo. Poi forse neanche Gori mi sembra che ci fosse. Sì, c'era, però praticamente mancava tutto l'attacco, insomma. Che praticamente sì, l'attacco è stato, diciamo, snaturato. E la prima parte, diciamo, di questo gironcino cosa fa? Vede che il Bologna parte subito con la partita di Varese. Il Bologna a Varese si impone 1-0 con un gol di Gregori. Segue la partita al Comunale col Cagliari, e con cui si finisce con un bel 0-0, e il centravanti dei Cagliari in quello, diciamo, in quell'occasione sarà un giocatore che verrà poi a giocare a Bologna, Brugnera. Quindi lì il Cagliari, Lambert, era già nello 0-0 di Bologna, era già un Cagliari, diciamo così, un decimato, nel senso che non era non c'era più la squadra, diciamo, l'attacco titolare. Per fare dei permali, perché c'erano giocatori, perché in porta c'era Reginato, quindi anche lui aveva giocato le partite. Quindi forse mancava anche Nicolai, adesso mi viene in mente. C'era anche Nicolai, c'erano Martiradonna e Mancini, che Mancini andrà anche a Firenze, che veniva a Firenze. Poi c'era Poli, c'era Zignoli, c'era Nenè, ex Juve e grande protagonista anche dello scudetto. Vero. C'era Brugnera, c'era Greatti, ma a Bologna giocarono anche con dei ragazzini che erano Petta e Taddeini. Quindi due ragazzini della Primavera, della De Martino Primavera, e riuscirono a bloccare il Bologna sullo 0-0. Si giocò l'ultima partita d'andata del gironcino a Torino, dove un gol di Emiliano Mondonico affossò i nostri portacolori. Il Torino ci batté 1-0, quindi ci dissero tutti a casa, e con questa vittoria il Torino si portò in testa al girone. Il Bologna doveva quindi cercare di recuperare, a seguire. Certo. A seguire cosa vuol dire? Vincerle tutte, in qualche parola. La prima di ritorno c'è il Varese a Bologna, e qui chiediamo al nostro buon Nevio di farci vedere tre belle foto di seguito. La prima che ci porta a vedere esattamente la rete di Beppe Savoldi. Il Bologna si aggiudica la gara per 4-1. Attenzione, allora, partendo dal presupposto, le foto non sono di buona fattura. E spieghiamo subito il motivo. Certo. Certo. Il motivo, e poi uno dice, guardi Bologna che strana maglia. Allora, il motivo era, lo stadio comunale di Bologna non aveva una illuminazione ottimale per quello che erano le foto. Perché è venuta dopo il cambio esatto, dei tralicci. Dei tralicci, è venuta la prima volta nel 73, poi esatto. C'è stato il cambio per Italia 90. Esatto, ma esatto. La cosa che vediamo in questa foto è, usavano i fotografi pellicole in bianco e nero da 400 ASA, che al momento dello sviluppo andavano a tirare almeno 4 volte la loro portata, e quindi venivano anche sgranate, e in alcuni casi, come in questo, la faccia di Beppe Savoldi
è praticamente quasi riconoscibile. Sembra quasi Janic. Sembra Janic. Guardiamo come sono vestiti. Ma i colori del Bologna sono vestiti in rosso-blu i giocatori. Voi direte, non è vero. È vero. Il grigio che uno vede è il rosso della maglia. Il nero che uno vede è il blu dei pantaloncini. Il grigio che vede dei calzettoni è il rosso dei calzettoni. Il Bologna, per questo girone finale, spiana una divisa che non userà più, che è maglia rossa, pantaloncini blu, calzettoni rossi. Ricorda un po' quella della grande della Spagna, giusto? La Spagna. Della grande Spagna, che giocava, mi sembra così. Il buon Villani molte volte cominciava a dire «Ale, furie rosse!» Però attenzione, poi diceva piano «blu!» Quindi, qui invece vediamo il nostro grande Bulgarelli. Giacomino è già un po' più riconoscibile, diciamo che è meno sparato, come fotografia, come risoluzione, si riesce a intuire insomma che è lui. Hai capito? Poi andiamo avanti. Alberto, chi era il portiere del Varese, che vedo qui proteso, non mi ricordo chi fosse il portiere del Varese. Aspetta che sai chi è? Ex Milan, Barluzzi. Ah, Barluzzi, sì. E Barluzzi. Buon Barluzzi, sì. Portiere del Milan. Tuo ex collega. Poi cosa succede? Chiediamo al buon Nevio di far vedere anche la foto seguente. Questa è una foto che è stata scattata proprio in occasione di Bologna-Varese in tribuna centrale. Tribuna dove... Guardate un attimo le seggiole, per cortesia. Le poltroncine. Le poltroncine, scusa, le poltroncine. E chi è venuto a vedere la mostra dei 100 anni e dei 110 anni, grazie all'arguzia di Luca Trombetta, che da giovane riuscì a recuperare 3 di queste sedie, che sono di metallo, e qui ci sono seduti nell'ordine. Vediamo tutto a sinistra, il buon presidente del Bologna, Venturi. Quello con gli occhiali, giusto? Montanari al centro e un emissario dell'Internazionale che voleva prendere alcuni giocatori del Bologna in cambio, esattamente, Gregori con il buon Bedin. Voleva dare Bedin al Bologna e prendere Gregori. E qui è il momento in cui si sono messi a guardare la partita, perché a quanto pare anche il nostro presidente, forse era lui che voleva, noi vi diamo il nostro giocatore che è giovane, voi ci date il vostro mediano, dateci anche dei soldi. Tutti e due secondo me volevano dei soldi a conguaglio e l'affare non fu fatto per il bene del Bologna, siamo onesti, perché il Bologna ci ha guadagnato, perché Ivan Gregori è stato un ottimo mediano di spinta che ha sostituito egregiamente il buon Romano Fogli. Diciamo che poi soprattutto Bedin è stato un grosso giocatore, ma era già a fine carriera, insomma, ecco, un po' logoro. E ricordiamo anche che Filippo Montanari, del quale poi tu ci racconterai in un'altra puntata che verrà dopo appunto la storia, era della famosa famiglia che un tempo era proprietaria, non so se ancora oggi, del famoso Palazzo Montanari di via Galliera, se non vado errando. Questo lo faremo in un'altra puntata. Esatto. Perché dopo, se no, il nostro famiglia di origine nobiliare, ecco, ricordiamolo. Diciamo una cosa, però il Torino è sempre avanti dal Bologna dopo questa giornata. Il turno dopo il Bologna deve andare sull'isola, deve andare a Cagliari. E a Cagliari. Faccio una premessa. Ringraziamo una volta di più di cuore Lamberto che ha fornito al nostro Nevio queste foto. Beh, queste foto qui, io in vita mia, in 62 anni suonati, è la prima volta, te lo dico con grande emozione da tifoso rosso-blu, è la prima volta che io vedo queste 3 foto. Io queste foto qui non le ho mai viste né sui giornali né in sede, faccio per dire, è la prima volta che vedo queste foto. Erano rimaste in cantina, le ho trovate giusto per la trasmissione. Questo per dire
l'importanza dei collezionisti, tanto per gradire, insomma, ecco, che vanno magari a recuperare quello che alle volte sciagurate, diciamo così, possiamo dire sciagurate, si può dire in Radio Nevio sciagurate, non è una parolaccia, gestioni societarie magari buttano al vento, rischiano di depauperare, disperdere. Per fortuna ci sono persone come Lamberto Bertozzi che ci riportano, questo è proprio un reperto quasi archeologico, foto mai viste. Ma diciamo così, si va a Cagliari, segna Savoldi, raddoppia Nenè, purtroppo con un'autorete, e poi capitan Giacomo Bulgarelli ci regala due perle e il Bologna passa Cagliari 4-0. Clamoroso, nonostante clamoroso, Cagliari. Clamoroso proprio in Sardegna, ma purtroppo anche il Torino vince. Manca una giornata alla fine ed è il calendario manda tutti il 10 giugno a Bologna l'assegnazione eventualmente della Coppa. Il Bologna ha un solo risultato, vincere. Il Torino può pareggiare o vincere. Quindi due risultati per il Toro, uno per il Bologna. Partendo da questo presupposto, cosa succede? Succede che 10 giugno, ragazzi, è caldo, quindi la partita ha inizio alle 21:30 di sera, ma questo proprio da calendario, cioè non è che hanno spostato in avanti. Perché era caldo, certo. Alle 21:30 loro guardavano esattamente la stagione, al Comunale di Bologna scendono in campo le due formazioni. Ma quanta gente ci sarà? Poche niente. 10 giugno la gente va al mare. Sono tutti al mare. Allora giugno era giugno. Giugno. Purtroppo i tifosi del Bologna sappiamo come sono. Al limite, se sono al mare, dicono alla moglie che vanno a prendere un pacchetto di sigarette al tabaccaio e vengono a Bologna. Diciamo oltre, per fortuna, ecco, per fortuna. Che sono 23.000 paganti. Scusate, 23.000 paganti alle 9:30 di un turno fra settimana, e i biglietti, diciamo, non erano proprio a buonissimo mercato. Buonissimo prezzo. Quindi, e poi il giorno dopo qualcuno andava anche a lavorare, perché il 10 di giugno non è che sei tutti in ferie, le fabbriche sono ancora aperte il 10 di giugno. Quindi adesso chiediamo al nostro regista che se vogliamo parlare della gara dobbiamo fare il biglietto. Esatto. Caro, ci fa il biglietto anche per noi. Grazie Nevio, grazie. Il regista ci deve mandare almeno in tribuna. Facci entrare, meraviglioso, che meraviglia. Questo è il biglietto di tribuna, parterre, attenzione, parterre. Quindi il nostro regista non ci ha pagato da metterci a sedere, per essere sicuri ci tiene in piedi sotto la ai tribuna. Quindi accettiamo anche di prendere, non so, la buccia dei brustolini dal nostro presidente pur di vedere il nostro Bologna. Diciamo che il vantaggio di questa posizione, Lamberto, è che se volevi dare dei nomi all'allenatore, da lì gli sentiva bene gli eventuali nomi, poveretto. No, nomi in tutte le maniere le sentiva e anche forti e chiari. Poi cosa succede? Succede, prossima foto, che al 30° minuto del primo tempo un uomo che salta poco, di testa, realizza la rete dell'1-0 per il Bologna. Beppe Savoldi porta in vantaggio i rossi, le furie rosse blu del buon Villani. Quindi il Toro era noi eravamo le furie rosse e il Toro era incompleto bianco stile Real Madrid. Cosa aveva? Dei bordi granata? Bordi granata, esatto. Quindi cosa avviene? Avviene che 10 minuti dopo il buon Savoldi raddoppia di nuovo per il Bologna. Il primo tempo termina 2-0, risultato che non muterà neanche durante la seconda parte della gara, e finirà, come ci farà vedere sempre Nevio, in questa maniera. I ragazzi cominciano a abbracciarsi, qui vediamo Perani,
vediamo Ardisson e vediamo Janic abbracciarsi. E attenzione, queste sono scene di euforia. Esatto. Quindi guardiamo come sono composte. E qui il bello di questa foto, pur essendo sempre in bianco e nero, che vediamo proprio la pulizia di questa maglia rossa. Sì, rossi, che prima non avevamo potuto notare. Tra l'altro, Lamberto, penso che sia che sia stata una divisa meravigliosa questa maglia rossa con i pantaloncini blu. E peccato che l'immagine adesso ci vorrebbe uno di quelli bravi adesso a ritoccare, a fare i colori originali dell'epoca, perché è già questo, grazie a te, un reperto veramente storico assoluto, perché altra foto inedita mai vista, ma è meravigliosa perché in una sola immagine racchiude, diciamo, l'essenza del trionfo. E chiaramente allora i mezzi erano quelli che erano. Grazie Nico, guarda, in questo abbraccio tra i due veci che si abbracciano. Esatto. I due veci che si abbracciano. Poi, diciamo così, nelle prossime tre fotografie con cui finiremo la carrellata della stagione, andiamo a vedere, ma il Bologna ha vinto. Il Bologna ha vinto la sua prima Coppa Italia, diciamo così, nel dopoguerra, dopo la Coppa Alta Italia del 45-46, la Coppa Mitropa del 62 e il campionato 63-64, questo è il suo quarto trionfo negli ultimi 25 anni. E adesso vediamo come lo stadio di Bologna, il giornale di Bologna, pubblica la notizia della vittoria del Bologna. Guardiamo come erano ben pacati. Attenzione, ti alza e ti assegna. Vabbè. Tocca a Gimondi. Intanto notate una cosa, signori, la pagina di stadio a colori, primo quotidiano italiano, è vero. Sia politico sia che sportivo. Poi, se il buon Nevio ce l'ingrandisce un attimo, sulla costa troviamo l'euforia, dove dice Bologna, ecco la coppa di riscatto. Del riscatto, sì. Cioè, quel tamponcino lì, perché in quel momento, pur essendo stadio giornale di Bologna, il direttore tifava Bologna, però si era tutti per l'Italia. L'altro ricordiamo che quell'Italia-Israele fu una mezza delusione, perché non solo Gigi si alzò ma non segnò, ma finì anche 0-0, una partita tra l'altro uranda, come si suol dire, perché l'Italia nel girone iniziale fece abbastanza, diciamo così, non giocò certo il suo miglior calcio e pareggiamo addirittura appunto con Israele 0-0, quindi e fa sorridere che dopo una vittoria comunque di una Coppa Italia, per quanto potesse essere insomma bistrattata, è sempre il secondo torneo dopo lo scudetto, un trafilettino. Immagino cosa potesse scrivere la Gazzetta. Il vincitore faceva l'anno seguente la Coppa delle Coppe. Sì, tra l'altro. Era la seconda Coppa, europea. Quindi poi vediamo la seconda foto dove è una delle formazioni che hanno preso parte a questo gironcino finale. Qui vediamo benissimo Janic, Vavassori, Cresci, Savoldi, Gregori, Ardisson, Perani, Bulgarelli, Muyesan, Gregori, Scala. Sembra fatta apposta, l'uomo di Coppa, gli uomini di Coppa, diciamo a suon di gol, sono stati tre: Muyesan, Savoldi e Bulgarelli. Nelle foto che hanno fatto, Savoldi non c'è mai. Perfetto. Una volta c'è col pallone in mano, dicendo: questo è un pallone che io butterò, diciamo, alle spalle di Sattolo, il portiere del Torino. Modo. E chiudiamo, diciamo, la carrellata facendo vedere qual era la coppa che si sono portati a casa. Una coppa che si sono portati a casa, non hanno l'hanno tenuta per un anno, perché questa coppa è la coppa originale, quella bella coppa grande, sì, che tutte le squadre mettono, diciamo, sulle spalle. Adesso fanno due o tre giri di campo
tra Coriandoli, Ricchi Primi, Cotillon, mentre fuochi d'artificio, eccetera, eccetera, eccetera. In resa l'anno seguente, e in cambio viene data una coppa di circa, compreso di basamenti in marmo, 50 centimetri in oro, che Bologna, per fortuna, quella l'ha salvata. E questa l'ha salvata. Infatti questa la vediamo che è proprio la coppa, diciamo, l'originale. Beh, diciamo così, Lamberto, che per chiudere questa bellissima, nuova bellissima puntata, al di là delle misure, delle repliche, eccetera, eccetera, del fatto che allora non ci furono immagini, immagino che la gente sia sciamata dallo stadio, magari confabulando tra di loro, ovviamente felici, ma immagino non ci siano stati chissà quali cortei nella notte, mi immagino che nessuno sia andato, forse qualcuno sì, magari sarebbe meraviglioso vedere e sapere se ci sono state, non so, qualche migrazione in Piazza Maggiore di qualcuno che è andato a sventolare il vessillo sul Nettuno, ma credo e temo, visto che era un infrasettimanale, il giorno dopo si andava a lavorare, e visto anche l'entusiasmo che poi riportavano i giornali il giorno dopo, che forse non è stato festeggiato come sarebbe festeggiato al giorno d'oggi. Fatto sta che nella nostra bacheca, nella nostra non scarna bacheca, insomma, questo rimarrà indelebilmente appuntata anche questa. Guarda, i tifosi, se ce n'è andato qualcuno, si possono contare in Piazza Maggiore, diciamo, quelli che si sono dati a paste scene di gioia sono andati a mangiarsi una fetta di cocomero o un buon gelato. Cioè, quelli erano, diciamo, i tempi e i modi per ridere, scherzare, tutto. E diciamo così, io lascio i nostri ascoltatori con una piccola chiusura, fatta in questa maniera. Grazie a questa coppa, che è sempre stata bistrattata, perché se volete una coppa trattata male è la coppa. Sì, sì, è vero, hai ragione. Tutte le nazioni, Spagna con la Coppa del Re, Germania con la Coppa di Germania, Inghilterra... Non parliamo l'Inghilterra. Sì. L'Inghilterra vale di più la coppa, esatto, che il campionato. Ecco, questa coppa ha dato il passaporto europeo, diede il passaporto europeo doppio al Bologna. Perché doppio? Uno, fu il passaporto per andare a fare la Coppa delle Coppe, come abbiamo detto in precedenza. Il secondo passaporto fu, ne parliamo la prossima puntata molto di più, bravissimo, attentamente e dentro la notizia, che era stato istituito una coppa che si chiamava Coppa di Lega Italo-Inglese, che metteva di fronte in partite d'andata e ritorno la squadra che aveva vinto la Coppa Italia con la squadra che aveva vinto la Coppa di Albione. E quindi il Bologna avrà, oltre il campionato, oltre la Coppa Italia nel 70-71, cercare di onorare anche le due coppe europee. Come andrà a finire, non lo so. Esatto, e non lo sai, ma anche se lo sai, non lo svegliamo, perché così il prossimo martedì, che farebbe nel calendario adesso, cos'è, l'8? Fra il prossimo martedì, che è il 9, sì, perché passa una settimana, io in matematica si vede che avevo 4 e lo confermo tutte le volte che posso, e mi salvavo con l'8 in italiano, ma 4 in matematica, però non mi bocciavano perché facevano, quindi la media 8 e 4, 12 diviso 2 faceva 6, però confermo la mia totale ignoranza in matematica. Comunque, se volete sapere come è andata a finire la vicenda che vi ha appena accennato il nostro grande Lamberto Bertozzi, l'appuntamento qui su TV Digitale con lo squadrone che tremare il mondo fa è per martedì 9 marzo, sempre alle ore 18 qui con noi di TV Digitale. Un grazie, grazie, grazie di cuore a Nevio Nexin in regia per la puntualità, la precisione della sua regia, dei suoi inserti fotografici, e un grazie di cuore a te, Lamberto, perché ci hai regalato un'altra pagina
veramente della nostra indelebile, della nostra piccola grande storia rossoblù. Grazie Orfeo, ti porto via 15 secondi per dire una cosa. Vorrei ricordare un grande tifoso del Bologna che è venuto a mancare il 1 marzo e che il 4 marzo, sembra un gioco di parole, rinascerà. Ricordiamo il buon Lucio Dalla. Grande, grande Lamberto, certo. Il suo posto è sempre stato, anche dopo la sua departita 9 anni fa, è sempre stato rinnovato l'abbonamento e si è andato in tribuna, c'è la sua silhouette attaccata al buon seggiolino. Grazie al grande Tobia, che era il suo tour manager, tutto fare, aiuto, eccetera, eccetera. Grazie Lamberto anche per questo doverosissimo ricordo del grande, il grande Lucio Dalla. Orfeo Orlando, per lo squadrone che tremare il mondo fa, vi saluta, vi abbraccia e vi dà appuntamento qui su TV Digitale per martedì prossimo alla stessa ora, vale a dire alle 18. Buona serata a tutti e grazie. Buona serata.